Amici telespettatori, buonasera. Una puntata diversa rispetto alle solite, quella di Polifemo di quest'oggi. Un Polifemo che vuole puntare al sociale. Beh, sono tante le difficoltà che Taranto, l'area ionica, la nostra regione attraversa. E ci sono dei momenti in cui bisogna considerare gli aspetti sociali. Ecco la scelta di questa puntata. Nella prima parte ci occuperemo di un evento unico in Italia che vede Taranto protagonista, finalmente in positivo. Mi riferisco alla prima giornata italiana di consapevolezza e prevenzione dello stress, una iniziativa organizzata dal professor Pier Michele Mandrillo, un'iniziativa che si è tenuta presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città. E quindi una serie di relatori, di esperti della materia che hanno discusso sugli aspetti medico-scientifici ma anche sociali di una patologia grave, forse della più grave delle patologie, qual è lo stress, il nemico silente e mica tanto di questo millennio. Nella seconda parte invece spazio ad una bellissima iniziativa dell'associazione Mister Sorriso, che insieme con l'amministrazione comunale di Taranto e con la consigliera provinciale di pari opportunità hanno dato vita alla realizzazione della cosiddetta Casa del Sorriso, ossia una struttura che vede insieme normodotati e diversamente abili, proprio per abbattere ogni tipo di barriera, non solo fisica ma anche mentale. Sappiamo che quelle mentali sono le peggiori, le più difficili da sradicare, ma prima della inaugurazione della struttura un convegno ad hoc che vuol far comprendere come appunto le disabilità vanno superate attraverso lo strumento dell'inclusione. Dunque un'iniziativa, un convegno propedeutico alla inaugurazione della struttura che si è tenuta nel pomeriggio successivo, quindi un Polifemo interamente dedicato al sociale. Ma ora partiamo dal primo argomento, ossia la prima, scusate il bisticcio di parole, giornata dello stress che si celebra in Italia nella città di Taranto. Professor Mandrillo, un evento unico per l'Italia, potremmo dire, proprio perché a Taranto si celebra la giornata mondiale dedicata allo stress, un evento che contemporaneamente ha luogo in altre una decina di città, di paesi appunto del nostro pianeta, è il caso di dire. E allora parliamo di questo evento. Parliamo un po' sia come è nata l'idea, dell'organizzazione e poi soprattutto della valenza scientifica e sociale, perché lo stress comporta delle conseguenze enormi, più di quanto si possa apparentemente immaginare. Sì, intanto l'evento si tiene grazie alla possibilità di essere associati come AISA all'International Stress Management Association, una organizzazione mondiale presente in 14 paesi al mondo appunto, e grazie all'intuito di una delle sue fondatrici, la dottoressa Carol Spears, ha ideato 18 anni fa National Stress Awareness Day, cioè la giornata di consapevolezza e di prevenzione dello stress. Quest'anno da associato ISMA mi è stato chiesto di organizzare in Italia, visto che questa iniziativa mancava in Italia in questi 18 anni precedenti, l'evento. Ho scelto di portarlo a Taranto, nella nostra città, perché come ho avuto modo di indicare qualche giorno fa nella conferenza stampa, ritengo che questa città ha bisogno di un incipit, di un input alla vita, piuttosto che soltanto essere conosciuta in tutto il mondo. La città dei veleni, no? dell'Ilva. La città dei veleni, ma ancora peggio, la città
di migliaia di morti in tutte le fasce di età di tumore. Per cui ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore Gina Lupo, ringrazio le istituzioni, l'Ordine dei Medici, le tante associazioni, la Società Italiana di Medicina del Benessere, l'Associazione Italiana di Medicina Estetica, la neonata Società Italiana di Medicina degli Stili di Vita, insomma il 118 di Taranto, tutti quegli enti che hanno creduto in questo progetto di portare appunto a Taranto questa giornata in cui si parlerà del male del vivere, di questa patologia che nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità indicherà quale prima causa di malattia al mondo. Ecco, consideriamo gli aspetti sociali, abbiamo analizzato quelli stiamo analizzando quelli scientifici. A questo proposito vorrei, proprio lei in qualità di medico, considerare le manifestazioni, le somatizzazioni che poi lo stress comporta. Poi andremo al discorso dei costi, tra virgolette, sociali. Ma solitamente si dice che gli italiani sono un popolo di navigatori, di santi, di poeti e di stressati. Se è vero che un'indagine di Eurodap dell'anno scorso indica in 8 italiani su 10, su un campione di 26 milioni di intervistati, la potenzialità di essere affetti da stress, e in questo soprattutto le donne. L'aspetto sociale: intanto questa patologia non conosce età, perché si va dallo stress nei primi anni di vita, passando attraverso il bullismo e poi via via nelle altre fasce di età. Addirittura il traffico viene indicato come causa di stress. Basti considerare anche le reazioni talvolta in consulte di persone solitamente moderate. L'attuale situazione politica ed economica, la mancanza di lavoro, addirittura, e siamo in tema, il 3%, come indicherò nella relazione, indica stress lo shopping delle festività natalizie. Quindi, come vedete, una patologia veramente trasversale che colpisce l'essere umano. D'altronde, come diceva Sale, che è un po' il padre fondatore di tutta la ricerca scientifica sullo stress, la vita è stress e stress è la vita. Davvero significativo poi è il fatto che questa mattina abbiano preso parte all'evento da lei organizzato e coordinato alcune scolaresche. È un momento importante sotto l'aspetto formativo proprio. Sì, è uno dei plus, cioè una delle caratterizzazioni di questo evento da quest'anno. Infatti la dottoressa Carol Spears, 2 giorni fa, perché l'evento mondiale si è celebrato negli altri paesi del mondo il 2 novembre, in Italia ho avuto deroga di celebrare in differita, cioè 2 giorni dopo questo evento, dato che in Italia il 2 c'è la commemorazione dei defunti. Però, per esempio, la dottoressa Spears è andata in una cittadina della Scozia, in un college, a parlare degli stessi argomenti di cui parlerò io proprio a 2 scolaresche. Perché? Perché lo stress è fondamentalmente prevenzione, e quindi il target, soprattutto i giovani, visto che data l'attività scolastica, i telefonini, gli iPad, l'assenza di lavoro, i fenomeni di bullismo più presenti in quella fascia di età, beh, sicuramente è una categoria cosiddetta protetta, e proprio a loro va indirizzata la massima attenzione della scienza e delle istituzioni. Assodato che lo stress c'è ed è davvero difficile eliminarlo, o meglio, diventa difficile eliminare le cause dello stress, quindi un discorso di eziologia, per così dire, a questo punto la vera sfida è la gestione dello stress. Sì, infatti oggi parleremo di stress management. Come dice lo stesso Sely, è impossibile rinunciare allo stress, visto che lo stress è la vita stessa. Un po' forse la chiave di volta di tutto il discorso è imparare a gestire lo stress, sia dal punto di vista scientifico, medico, ma anche, come vedremo, e ci sarà una bellissima relazione della dottoressa San Girardi, dell'appunto Italia Lifestyle Medicine, cambiare gli stili di vita. Si può fare, si deve fare, perché la vita ha bisogno di essere vissuta. Avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto, nonché assessore del comune di Taranto alla cultura e alla pubblica istruzione. Una tematica davvero toccante, quella dello stress, della gestione dello stress, una emergenza sociale. Ecco, parliamo di questa problematica sia dal punto di vista proprio amministrativo, come supporto che il suo ruolo istituzionale ha voluto dare, ma anche proprio come esperta del settore, perché poi certe problematiche hanno ovviamente dei risvolti e dei costi sociali.
Sì, al di là di quello che è un convegno dal taglio prettamente medico, perché oggi insegni, professori parleranno dello stress da un punto di vista medico, di come il nostro fisico reagisce con la malattia allo stress. Guardate, lo stress è studiato anche da chi come me si occupa ad esempio dei conflitti, perché la gestione dello stress porta delle problematiche a livello familiare, a livello sociale importanti, con una ricaduta di costi notevoli nella collettività. Ti faccio un esempio, Luigi: il burnout, cioè lo stress da lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, è un problema che è una prima delle cause di maggiori spese per le comunità, perché per risolvere poi le problematiche derivate alla cattiva gestione dello stress, le società, le istituzioni devono poi spendere molti soldi per cercare di riparare questi danni. Non solo, pensate alla non gestione dello stress nei conflitti personali e intrafamiliari, soprattutto all'interno di una famiglia, dove la non gestione di uno stress comporta non comunicare e quindi comporta poi ad impelogarsi in separazioni o divorzi cruenti, proprio per una cattiva gestione della comunicazione. Poi c'è anche una situazione di gestione dello stress e di stress sul posto di lavoro. L'ho detto, si chiama burnout, la sindrome dello stress nel posto di lavoro, che è proprio una causa studiata addirittura a livello europeo, perché come ho detto prima è la prima causa di morte anche, e gli stati, le collettività sono chiamate a spendere molti soldi proprio per evitare queste problematiche al lavoratore soggetto a questa sindrome. Eccoci con il professor Carmine Carlucci, presidente del Comitato Qualità della Vita. Quando parliamo di qualità della vita, il pensiero non può non andare, non dico ad abbattere lo stress, ad eliminarlo de plano, ma quantomeno gestirlo. Il Comitato, da lei diretto, da lei retto, si è dimostrato sensibile a queste problematiche, anche coinvolgendo gli alunni. Beh, era inevitabile il coinvolgimento degli studenti, in particolare degli studenti delle scuole secondarie superiori, dall'Iside a Battaglini e tutte le altre scuole che hanno aderito. Il tema che il dottor Mandrillo presenta è un tema straordinariamente importante. Io però voglio evidenziare un aspetto, e cioè la circostanza che nell'ambito delle iniziative del dottor Mandrillo c'è anche questa ipotesi del laboratorio, di cui si parlerà nell'ambito del convegno, del laboratorio che coinvolge il territorio tarantino, con particolare riferimento al mare e quindi ai delfini, e questa è un'opportunità importantissima che noi vogliamo cogliere proprio nell'impegno che come Comitato per la Qualità della Vita portiamo avanti, cioè quello della Università di Taranto, che deve sempre più consolidarsi e svilupparsi, e deve svilupparsi sulle vocazioni del territorio, e questo è un fatto straordinario ovviamente. La gestione dello stress riguarda due ambiti, per così dire: uno, quello prettamente scientifico, e poi parallelamente quello sociale. E qui emerge ovviamente una figura importante, emergono delle figure importanti, quelle appunto delle figure degli psicologi. Eh sì, sono delle figure importanti che noi fra l'altro auspicheremmo molto più vicini al mondo della scuola. Un tempo noi avevamo l'equipe psicosanitarie nell'ambito della scuola, avevamo il medico scolastico, oggi non abbiamo nulla di tutto questo, per cui tutto è a carico dei dirigenti scolastici e dei docenti. E qui ovviamente le problematiche che saranno trattate nel convegno affrontano anche questi aspetti. Per non parlare poi, e questo è un altro punto sul quale noi dovremmo riflettere, io proporrò al dottor Mandrillo di indire una iniziativa proprio con i docenti, in particolare i docenti delle scuole primarie, per i quali è evidente che oggi i ragazzi, che non sono più quelli di una volta, sono ragazzi
che bombardati dai mass media e dai telefonini e dai smartphone eccetera, ovviamente creano dei problemi molto, molto importanti che devono essere affrontati proprio dagli insegnanti, e gli insegnanti di una certa età, evidentemente, ecco il fatto dello stress, vengono presi indubbiamente da queste problematiche. Per non parlare poi, per quanto riguarda il superiore, quella che i ragazzi chiamano ansia, l'ansia dell'esame di maturità e poi per l'università. Notte prima degli esami, la famosa canzone. Ansia prima dell'esame, gli studenti per esempio universitari eccetera, quella che ansia altro non è che stress, è uno stress sul quale evidentemente bisogna riflettere e fare in modo che in qualche maniera i nostri ragazzi, i nostri giovani siano consapevoli e in qualche maniera superino anche questi momenti cosiddetti negativi. La dottoressa Cinzia Arano, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL di Taranto. Lo stress è una patologia vera e propria, con una eziologia, con un suo sviluppo, con delle conseguenze, voi dal punto di vista medico-scientifico, voi dal punto di vista sociale. Sì, per quanto riguarda la malattia di dipendenza, lo stress rappresenta un elemento importante proprio da un punto di vista eziopatogenetico, sia nel determinare una particolare vulnerabilità alla dipendenza, quindi nelle prime fasi di approccio con le sostanze o con i comportamenti che possono dare una dipendenza, quali il gioco patologico per esempio o lo shopping compulsivo eccetera. Sia lo stress è fondamentale da un punto di vista proprio eziopatogenetico nel mantenere la dipendenza, cioè nelle fasi più avanzate, dove è elemento fondamentale nel determinare la ricaduta. La dipendenza è caratterizzata dalla ricaduta, è lì che lo stress ha un ruolo molto importante. Il soggetto soprattutto da un punto di vista proprio neurobiologico, cioè ci sono delle evidenze scientifiche di quello che è il ruolo dello stress nelle dipendenze. È come se il soggetto dipendente avesse una situazione continua di stress, e questo succede anche quando abbandona l'uso della sostanza o del comportamento. Rimane una sorta di memoria nel cervello dove determinata proprio da situazioni di stress che possono poi riportarlo nuovamente alla ricaduta e quindi alla fase attiva della malattia, perché la dipendenza è una malattia. Come gestire, come affrontare lo stress? Non dico debellarlo, ma comunque come convivere garantendo una qualità di vita accettabile? Beh, è quello che si fa nel nostro dipartimento. Noi abbiamo delle equip multidisciplinari dove si approccia la malattia della dipendenza sotto vari aspetti, sia dal punto di vista medico che psicologico e sociale. Quindi è chiaro che si associa sia alla terapia anche farmacologica, lì dove è necessario, anche tutto un percorso psicoterapeutico che può garantire la gestione dello stress e contemporaneamente l'evoluzione verso una fase di remissione della sintomatologia. Sicuramente l'evolversi o l'involversi della vita attuale, di questa vita altamente tecnologica, può sicuramente, anzi è una delle cause scatenanti dello stress. Una evoluzione, l'ho sottolineato, che sta diventando una involuzione. Beh, certo, la società occidentale si caratterizza dalla velocità con la quale viviamo, dagli strumenti che utilizziamo, quindi è chiaro che lo stress diventa una patologia del nostro tempo, così come le dipendenze. Non è un caso che magari la nostra società è anche caratterizzata dalla diffusione di tante forme di dipendenza, così come è presente in maniera massiva, sentivo 8 persone su 10 rispetto a un sintomo che può essere correlabile lo stress. Grazie. Lo stress affrontato sotto diversi aspetti, sotto diverse sfaccettature ed angolazioni. Beh, è una patologia molto variegata che ha bisogno di essere sviscerata attraverso il contributo di più esperti della materia. Ma
Non vogliamo dirvi altro perché ci saranno altri relatori importanti e altri aspetti da considerare. Per ora ce ne andiamo in pubblicità. La dottoressa Claudia San Girardi, biologa, ma in questa sede la consideriamo soprattutto come esponente della medicina relativa allo stile di vita. Ecco, parliamo di questi stili di vita, lo dicevo prima con un'altra relatrice. Certamente questa società estremamente modernizzata fino all'eccesso ha creato e crea degli scompensi. Questa corsa alla novità assoluta poi ci manda in tilt. È perfettamente così, è giusto quello che lei dice. In effetti nella mia relazione io porterò delle dimostrazioni di quanto negli ultimi anni ci siamo evoluti, ma nello stesso tempo stiamo pagando il prezzo della evoluzione, meglio dire forse involuzione. Abbiamo dimenticato di essere degli animali e come tali abbiamo la necessità di ricominciare a prendere coscienza e consapevolezza del nostro corpo e quindi mettere in atto non solo strategie a breve termine, ma dobbiamo incominciare a capire che ad esempio l'attività fisica diventa uno dei meccanismi migliori per poter gestire lo stress. Purtroppo oggi, per la cultura che ci è stata infondata, legata esclusivamente ai doveri, noi crediamo che l'attività fisica possa essere un passatempo, in realtà è la nostra vita e dobbiamo per questo partire anche dai ragazzi e dai bambini, educarli al movimento continuo. Questo non significa che dobbiamo necessariamente chiuderci in una palestra, con tutto rispetto ovviamente con chi fa attività di questo tipo, ma dobbiamo incominciare a rendere dinamica la nostra vita. Questo è uno dei pilastri della lifestyle medicine. Quello che noi facciamo con la lifestyle medicine è dare evidenza scientifica del cambiamento. Cambiare si può, bisogna farlo gradualmente e consapevolmente. Dobbiamo rompere quello schema secondo il quale il medico detta legge al paziente, ma il medico insieme al paziente lo accompagna nel cambiamento, stabilendo degli obiettivi che siano realistici e graduali nel tempo, in maniera tale che la stessa persona possa prendere consapevolezza e possa prendere soprattutto autonomia del proprio stile di vita. La dottoressa Sebastiana Pappalardo, biologa genetista, esperta in problematiche relative alla infertilità. Parliamo di questo stress e, considerando i settori, gli ambiti che lei professionalmente, di cui lei professionalmente si occupa, vediamo proprio le conseguenze dello stesso stress. Allora, lo stress praticamente è una forma antica di reagire alle situazioni pericolose. Nasce così la necessità dello stress, appunto dello stress, ma da che cosa noi valutiamo lo stress? I psicologi lo valutano in base al comportamento di una persona, i biologi lo valutano in base alla presenza o diminuzione o aumento del cortisolo nel sangue o nella saliva. Perché? Perché il cortisolo è un ormone, detto ormone dello stress, che ha dei ritmi circadiani. Così come si abbassa, si solleva al mattino, poi si abbassa durante il giorno, si risolleva e alla fine la sera si abbassa e quindi mette l'organismo in una condizione di riposo. Quando in effetti si muove il cortisolo? Nel momento di rischio. Però attualmente non si intende più il rischio o quello che avevamo ancestralmente del doverci difendere da situazioni nell'ambiente che chiaramente erano ben diverse da quelle di oggi. Le situazioni di oggi di rischio che noi intendiamo sono quelle che ci confrontano con la vita, con il lavoro, con l'altro. Nella coppia questo, io lo vedo spesso, è elevato. Ecco, dottoressa, mi veniva un dubbio, affrontiamo questa tematica, ma ci può essere proprio una predisposizione
genetica, per così dire, ab origine allo stress, cioè c'è la persona che geneticamente magari riesce ad assorbire meglio certe tensioni e la persona che invece esplode, non riesce a reggere queste situazioni. Certo, perché essendo praticamente il cortisolo un ormone che coinvolge il sistema nervoso, spinto dalla, cioè viene prodotto nel surrene, nelle ghiandole surrenali, ma poi va a stimolare il cervello e quindi si vanno a formare, c'è una catena poi di sostanze che si muovono, c'è un metabolismo di questi ormoni, quindi nasce dalla stessa zona le surrenali da dove nascono gli ormoni della fertilità, praticamente l'LH e l'FSH. Tutto questo fa sì che poi ci siano degli scompensi, cioè se si alza il cortisolo e quindi dà degli input al cervello, il cervello rimanda con i neurotrasmettitori degli altri input, quindi diventa un problema organico, non è più soltanto un problema, non è un problema di tipo psicologico, è un problema organico che poi si trasforma in un problema psicologico. Il dottor Pietro Odorisio, docente universitario presso appunto l'Università degli Studi di Foggia. Parliamo di stress e dei suoi riflessi, dei suoi riverberi, della somatizzazione in buona sostanza a livello odontoiatrico. Sì, è vero, spesso i nostri pazienti sono colpiti da queste sfaccettature che fa lo stress nella bocca dei nostri pazienti. Primo fra tutti sono delle lesioni molto fastidiose, dolorose, che vengono chiamate stomatite aftosiche. Spesso i pazienti manifestano stomatiti erpetiche, però ecco, tutto questo, diciamo, crea un piccolo discomfort, ma la patologia dello stress che si manifesta in maniera rilevante nella bocca dei nostri pazienti, che io vedo come odontoiatra, è il serramento e il digrignamento dei denti. E si arriva fino a certi livelli di usura dentale tale da compromettere completamente la corona clinica del dente. E questo comporta, oltre quindi a un problema che vive il paziente, anche un problema riabilitativo per questi pazienti, che non è semplice, non è facile ed è anche molto oneroso da un punto di vista economico. Poi un'altra patologia che spesso si vede sui nostri pazienti, che noi vediamo in campo odontoiatrico, è la cosiddetta tensione cefalea muscolotensiva oppure l'emicrania. E guarda caso, almeno dal punto di vista degli studi che ho fatto e anche della mia percezione clinica quotidiana, questo è un fattore che sta aumentando sempre di più e soprattutto anche nei giovani, nei giovanissimi, e secondo me questa patologia dello stress non è da sottovalutare. Siamo con il dottor Amedeo Cottino, un esperto in ambito di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Beh, parlando di stress è inevitabile l'abbinamento, il binomio con il lavoro. Quante situazioni lavorative difficili determinano lo stress? Ma si potrebbe dire anche il contrario, che magari un uomo, un lavoratore stressato, poi lavora male. Insomma, è un principio, come dire, biunivoco, oserei dire. Certamente, per questo la legge, in quello che è la legge 81 che riguarda proprio la salute sul posto di lavoro, ha inserito lo stress come correlazione dell'attività lavorativa. Il mio lavoro è quello di fare formazione nell'ambito delle aziende e cercare di mettere sullo stesso piano dal punto di vista della comunicazione sia i datori di lavoro che i lavoratori. Cosa abbastanza difficile perché sono due visioni completamente diverse. E il bello è quando nella determinazione nell'azienda di quello che viene definito il clima di lavoro si riesce a trovare un buon clima che soddisfi sia il datore di lavoro sia i lavoratori, con l'ottenimento di che cosa? L'ottenimento di un lavoro migliore, di una produzione migliore e di un modo di lavorare in maniera
piacevole da parte del lavoratore. Il dottor Riccardo Cicolella, psicologo e counselor, professional advanced counselor asso counseling. Beh, la funzione di aiutare il malato di stress, lo stressato, tanti purtroppo gli input negativi che vanno a bersagliare il soggetto che lavora, il soggetto che ha o che non lavora, peggio ancora, il soggetto che ha problematiche familiari. Quali, diciamo, gli strumenti per cercare di, non dico alleviare le, non dico superare le sofferenze, ma almeno alleviarle e vivere una vita quantomeno compatibile con lo stress? Beh, diciamo innanzitutto che quando si arriva da uno psicologo è perché si sta a un livello molto alto di stress. Spesso i medici dicono ai miei pazienti: sei stressato, vai dallo psicologo. Ora, qual è la funzione dello psicologo? È quello di prendere consapevolezza dei conflitti profondi che una persona versa, per cui va in stato di stress, e nello stesso tempo aiutarlo e facilitarlo a individuare le risorse per la soluzione dei problemi concreti della propria vita. E poi lei è uno psicologo, si parla tanto di stress negativi, e quelli sono quelli di cui ci stiamo occupando, ma esiste anche lo stress positivo, si dice. Qual è il discrimen, la linea di demarcazione tra queste due tipologie di stress? Lo stress positivo può essere quello che dà adrenalina, però poi alla fine non comunque tiene e mantiene il soggetto in uno stato di tensione che a lungo andare spossa. Molto bella la domanda. Allora, lo stress negativo è quello che crea una divisione fra quello che penso, quello che faccio e quello che vivo profondamente. E quindi magari sto facendo un'esperienza per me negativa, però la devo fare perché devo raggiungere un certo obiettivo. Invece lo stress positivo è quando quello che voglio, quello che sento e quello che faccio sono all'unisono. Quindi l'unità di mente, corpo e emozioni crea un grande senso di benessere, anche non ottenendo elevatissimi performance, però questo consente a me di essere presente in quello che sto facendo e quindi mi dà un biofeedback positivo, per cui quello che sto facendo sono davvero io. Siamo con il dottor Ignazio Aprile, medico chirurgo e segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Nel suo intervento si è occupato dello stress con particolare riferimento alla gestione nell'ambulatorio del medico di famiglia. È importante questo perché, come per tutte le patologie, il primo punto di riferimento di partenza è il contatto con il medico di medicina generale. E così come per le patologie apparentemente più serie e più gravi c'è lo stress. Lo stress che può essere considerato come un qualcosa di silente, come un tarlo che erode il legno, la roccia, e però poi esplode barbaramente. Sì, ho centrato il mio intervento soprattutto per dare un po' l'informazione, l'idea di come la medicina generale, o meglio la medicina di famiglia, si è organizzata proprio per cercare di dare le migliori risposte a quella che è stata definita l'epidemia della cronicità. Ormai un buon 50% della popolazione italiana è affetta da patologie croniche. Le patologie croniche, grazie anche all'assistenza ai farmaci e tutto quello che c'è intorno, riescono a dare aspettative di vita ai pazienti ben lunghe, quindi ci si rende conto come bisogna attrezzarsi dal punto di vista dell'assistenza a cambiare quello che è il paradigma tradizionale di una medicina centrata sulla malattia a una medicina centrata sulla persona. Per cui l'utente, il paziente, come vogliamo chiamare l'assistito, non viene più visto dal punto di vista soltanto dei sintomi come tale, ma viene visto nell'ambito del contesto nel quale lui sviluppa la malattia, ma soprattutto c'è il piano di assistenza e quindi gestisce la malattia. Per questo abbiamo deciso in Puglia, ma soprattutto nella nostra ASL, c'è una buona fetta dei medici di famiglia che si sono costituiti in associazioni
per condividere anche strutturazione e organizzazione del lavoro, che vede anche presente in molti studi medici la presenza stabile di un collaboratore di studio che rappresenta già un front office per quanto riguarda l'esigenza dei pazienti, ma soprattutto la presenza stabile di un infermiere. Con tutto questo riteniamo di poter dare le giuste risposte a quelli che sono gli stimoli stressogeni, ma tutto sommato facciamo anche un'opera di prevenzione per quella che è poi lo stress del medico di famiglia, che purtroppo a volte si genera nella sindrome del burnout. Bene, si conclude qui questa prima parte di Polifemo. Ci siamo occupati della giornata dello stress, lo sottolineiamo e lo ribadiamo, evento unico in Italia che si è celebrato proprio a Taranto, finalmente un primato positivo per Taranto, e ora andremo in pubblicità. Al rientro una nuova parte dedicata, come detto, all'attività dell'associazione Mister Sorriso, ad un convegno organizzato con l'amministrazione comunale, un convegno basato sulla inclusione dei diversamente abili, propedeutico poi alla inaugurazione di una bellissima struttura, la Casa del Sorriso. Ma non vi dico altro, subito dopo la pubblicità, questa meritoria iniziativa.